Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ora faremo una reazione a una canzone di un cantante turco che ci avete consigliato. Non so se lo pronuncio correttamente, comunque è Geceler, la canzone, cantante Ezel. Dopo correggetemi se sbaglio perché non lo conosciamo. Vabbè, iniziamo a vedere il video, ma prima iscrivetevi e mettete mi piace. E se avete dei minorenni, è un video per i maggiorenni. Sì, abbiamo questa schermata che non Esatto. si capisce Che mi spaventa un po'. bene. Cosa ci state Sì, consigliando? infatti. Quindi vediamo. Già un po' musica trap, poi adesso vediamo se va davvero. Cioè, come stile. Sì, è vero. Macchinone, città. È uno stile da inizio. Io aveva i denti lunghi. La ragazza. Sì, tipo davvero. Vorrei capire il testo. Geceliğin hem dert hem iş hem öy eğlence var. Duygularım karma karışık uyanırım uykularım ben uyuyamam aklı ki geceleri gece yapan uydu kalınca takılırım şehrime kurduğumda her yerde değişti uylu kadınlar uysuz adamlar şuursuz adımlar dolaşırım beynimin uyduvarında kulağına aşırı duy bu yarında harcım ki saat kanca ve kağıt tüm gece daha hazır bitmemiş daha gece işlerim var izbelik sarma şehrini bak. Senza tutto molto chiaro perché c'è 18 più. Sì, sì. Kendine espri yap fazla iç geçmişi an elimde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var karanlıklardan doğar aydınlıklar esrarında etkisiyle ışıktan parla çekip benim nefeslerine karanlıklar ay güneşten daha güzel geceler geceler significato di fondo a tutto ciò non lo so al video è sulla gente della notte
Sono loro che combattono con i bambini. Allora, non ho seguito i sottotitoli, quindi non so, non so, non ho seguito il testo, però non ho capito, guardando il video, il nesso tra... C'è scritto che era 18 più, comunque. No, no, ok. Lì, tuo... No, ok, però non ho capito il nesso. Perché l'avete fatto guardare? Fa gli incubi stanotte. No, non ho capito il nesso tra i vampiri, i ragazzi con le armi. Loro vanno a caccia di vampiri. Il cacciatore di vampiri, c'erano i vampiri. E le spogliarelliste. Vabbè, vabbè, quello fa scena sempre. Esatto. Vabbè, insomma. Beh, molto forte. Cioè, a dispetto del ritmo che era abbastanza... Non cassante. Beh, era un po' cupo comunque. Era anche cupo, il ritmo. Sì, sì. Ma non era cattivo. No. Sì, era un ritmo che ti creava... Però tipo se l'attesa dovessi... della scena successiva, secondo me. Dici? La calma prima della tempesta. No, però voglio dire, se dovessi anche rilassarmi e ascoltare musica, cioè metterei questo, cioè, senza guardare il video. No, se lo guardi senza il video e senza il testo, perché vabbè, non capiamo, vabbè, meno che uno. Forse però... non ti mette la stessa ansia che guardando il video, per me è proprio rilassante. No, con la musica è cupo, però non dipende, è dal momento in cui la... Vabbè, dai, dipende dal tuo stato d'animo in quel momento. Beh, ragazzi, abbiamo creato delle sensazioni contrastanti tra noi. Fateci sapere cosa ne pensate. E perché ce l'avete raccontato, soprattutto. Però un film io se lo girerei su... Vabbè, ormai hanno fatto mille film su queste trame, però... Era molto cortometraggio. Esatto. Sì. Va bene. Ci vediamo al prossimo. Non consigliateci niente. Forse. Solo cose sotto i 18 anni. Possiamo vedere. Sì, perché non abbiamo... Bene, dai. Fateci sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.